L'Indiscreto, l'approfondimento giornalistico su fatti di cronaca, attualità e politica. L'Indiscreto, dentro la verità, dentro la notizia, a cura della redazione giornalistica del quotidiano di Gela.it. Bentrovati con l'Indiscreto da parte di Fabrizio Parisi. Il porto rifugio si farà? Sembra proprio così. Ieri firmato un accordo che qualcuno sta considerando storico per la nostra città, perché finalmente dopo tanti anni ci sono anche i soldi subito pronti, freschi, per poter realizzare l'ammodernamento che aspettiamo da decenni. C'è chi ha cantato vittoria, c'è chi lo ritiene un traguardo storico, c'è invece che ha qualche dubbio, ovviamente non sulla bontà del progetto, ma come noi cittadini, come tanti cittadini soprattutto, vogliono capire i tempi di realizzazione, entro quando verranno realizzate. E poi c'è stata anche una coda polemica che proveremo ad approfondire con un ospite telefonico. Intanto diamo il benvenuto a Davide Calabrese. Ciao Davide. Ciao a voi, buona serata. Abbiamo collegato invece al telefono il deputato parlamentare regionale di Forza Italia all'ARS, Giuseppe Federico, Pino Federico ovviamente, che tutti conosciamo. Ciao Pino, buonasera e bentrovato. Ciao, buonasera Fabrizio. Noi l'abbiamo considerato in ogni caso un momento importante. Ci sono voluti i soldi dell'ENI per poter realizzare questo progetto alla fine. Anche qui potremmo approfondire, ma forse non abbiamo molto tempo. Intanto Davide, così come tutto il comitato, il gruppo di lavoro, i pescatori hanno seguito da tanti anni questo progetto. Qual è la vostra sensazione, la vostra ovviamente reazione a questa firma? Ti ha dato un sospiro di sollievo, va bene così, adesso tutto in discesa, oppure non bisogna abbassare la guardia? Un sospiro di sollievo sicuramente, però un po' grossa come affermazione. Sicuramente più che traguardo storico è un punto storico. Abbiamo segnato un punto, visto che si è preso un impegno da parte dell'ENI, c'è stato un trasferimento di somme da parte di ENI alla regione, per poi indire praticamente un altro iter che è quello, ahimè, anch'esso lungo, delle caratterizzazioni delle sabbie, delle gare d'appalto e dell'insieme della burocrazia. Ma noi pescatori non ci occupiamo di questo. E diciamo che è un punto e siamo soddisfatti per il punto che si è raggiunto. Però da qui a parlare di traguardo o da qui a parlare già di ringraziamenti, infatti io mi sono un tantino stupito dell'esultanza di altri miei colleghi, chiamati così. L'esultanza viene meno degli operatori perché sono come i pescatori, perché comunque subiscono i disagi di questa situazione atavica al porto, che è una situazione che va avanti da circa 40 anni. Il punto è importante, però rimandiamo i ringraziamenti alla politica, agli vari enti, solo ed esclusivamente, almeno parlo per l'Associazione Pescatori, quando vedremo il porto, non l'inizio dei lavori, perché siamo in Sicilia e sappiamo che può succedere di tutto, anche dopo l'inizio dei lavori, soltanto quando il porto sarà fruibile e noi possiamo uscire e andare a lavorare con le nostre imbarcazioni con sicurezza, senza rischiare la vita e ogni volta non pregando che non si ritorni o succeda qualcosa all'imboccatura. Quindi ringraziamenti io li posticiperei. Naturalmente. Pronto? Bisogna dare atto. Sì, ti ascoltiamo Pino. E ringrazio. Non ho sentito la domanda perché non ho sentito neanche l'intervento di assistenza fatto da Davide. Aspetta che te lo ripetiamo un attimo Pino, stiamo completando Davide. Sì, per tornare, rimandiamo i ringraziamenti, però è doveroso ad ogni modo ringraziare il gruppo di lavoro. E ora non vorrei autoringraziarmi, o più che altro metto da parte io in qualità di presidente, perché la nostra competenza ce li danno i pescatori o i diportisti nel caso del comitato, però ripeto, è doveroso ringraziare tutto il gruppo di lavoro formato dal Presidente del Consiglio Ascia, da vari consiglieri, Farrugia, Scerra, di varie forze politiche, ma dal comitato e dall'Associazione Pescatori, che hanno intrapreso circa un anno fa un'azione affinché venisse alla luce il problema atavico del porto, e hanno seguito un iter e continueremo a seguirlo
almeno spero, se qualcuno come fatto già in presidenza non ci mette bastoni fra le ruote, attacchi il gruppo di lavoro, che poi lì è da capire perché un gruppo a costo zero. Comunque lasciamo alla politica a chi vuole farla o chi ha questa dedizione. Pronto. Onorevole Federico, mi ascolti? Sì, ora ti sento. Non ho sentito, ripeto, l'intervento di Davide, ma non è importante. Allora, ti faccio subito la domanda. Abbiamo fatto ovviamente un excursus di quello che è successo ieri. Davide ci ha fatto anche, ovviamente, l'ha dato la reazione un po' del mondo, dei pescatori, del gruppo di lavoro. Sì, facciamo completare Davide un attimo, Pino, poi ti diamo la parola. Sì, ripeto, è doveroso questo ringraziamento di tutto il gruppo di lavoro a vario titolo. Però bisogna dare atto al comitato e poi in un secondo momento ci siamo aggregati noi come associazione pescatori ad ingrandire il comitato affinché venisse alla luce il problema e si arrivasse a questo punto. Quindi un ringraziamento va a tutto il gruppo di lavoro, ma ripeto, è un po' presto per cantare vittoria e soprattutto ringraziare in generale. E a questo punto possiamo far parlare l'onorevole Federico. Onorevole, ieri è successo anche un incidente diplomatico, possiamo chiamarlo così, e non è un incidente diplomatico isolato, visto che è la prima volta che un parlamentare che rappresenta un territorio, che poi possa essere di Forza Italia, del PD o del Movimento 5 Stelle, ha poca importanza, venga addirittura lasciato fuori ad aspettare come se fosse un cittadino qualunque. Questo è il primo punto. Il secondo punto è questo. Una domanda che a quanto pare tutti sviano. I tempi per il piano di caratterizzazione e quindi la cantierabilità di questo porto non si sanno ancora, non si conoscono ancora. Tutti hanno dato le notizie anche del progetto, che sono interessanti, che sono positive, ci mancherebbe altro. Nessuno qua contesta la firma di ieri, che è una firma importante, però vorremmo capire di più quanti altri anni dobbiamo aspettare per vedere le prime ruspe, il dragaggio dei fondali. Quando vedremo le prime opere, ecco. Da dove cominciamo, onorevole? Allora, cominciamo dalla prima domanda, quella che lei mi ha fatto. Si è verificato un fatto spiacevole, che si era verificato anche nel 2014, dove i deputati non sono graditi nei tavoli dove si decide le sorti e i destini del nostro territorio. È successo nel 2014, quando è stato firmato quel protocollo che chiudeva la raffineria di Gela, anche se c'era un protocollo, tra parentesi, non vanno entrare il sottoscritto, che era stato presidente della provincia, che aveva già firmato insieme al presidente Lombardo un protocollo che avrebbe garantito per lei 800 milioni di investimenti. E vi posso garantire che per arrivare a quel protocollo era stata fatta una battaglia, perché era una battaglia che andava a favore dell'ambiente, perché c'erano delle risorse che venivano investite nelle bonifiche, ma non parliamo di 10-15 milioni, di circa 200 milioni. C'erano le risorse, adesso io sento parlare, dell'ammodernamento del porto Isola. Ebbene, c'erano 115 milioni in quell'accordo che dovevano servire a fare quello. E poi c'era l'altro nel miglioramento complessivo della produzione di carburante da parte della raffineria, quindi tutte le centrali nuove, per abbattere proprio le emissioni in atmosfera. Infatti era stato fatto anche in quell'accordo, erano state messe, finanziate dalla Comunità Europea, 12 centraline che controllavano le emissioni in atmosfera della raffineria stessa. Per cui in quell'incontro, dopo che era stato superato il protocollo fatto da noi nel 2014, ebbene, dopo il primo incontro in cui ho chiesto semplicemente al sottosegretario De Vicente, dicendo: scusate, voi dite che non si perdono i posti di lavoro, mi dovete solo dire, eventualmente prima di firmare un protocollo, come pensate di garantire i posti di lavoro. Ebbene, la volta successiva non ci hanno fatto entrare, i deputati non sono crediti. Sapete perché non ero credito? Perché chiedevo come mantenere i posti di lavoro alla mia città, perché già prevedevo quello che si è verificato, una grave crisi economica e occupazionale della città. Quindi non ero gradito in quel caso per questo motivo, era chiaro e palese. La stessa cosa, l'altro ieri si verifica un fatto meno grave sicuramente, si firma un protocollo dopo che un anno io e il deputato insieme all'onorevole Raggio giriamo, facciamo incontri, riunioni alla protezione civile, e se la devo dire tutta onesta, non so se Davide c'era presente, quando partecipano alla prima riunione, sapete qual era il progetto? Il progetto è di 380 mila euro che serviva solo a dragaggio, la parte dell'imboccatura del porto. Ebbene, in quell'incontro è registrato, per cui l'idea mia qual è? Dico: no, scusate, non dobbiamo fare noi il solito intervento
che ci serve veramente che per 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi abbiamo lo stesso problema fra pochi mesi. Facciamo in modo, anche perché siccome l'iter per finanziare quel piccolo dragaggio dell'imboccatura o per dragare tutta il porto è lo stesso, nel momento in cui bisogna fare l'iniziativa facciamolo in modo che venga dragato tutto il porto e possa essere fruibile tutto il porto. Quindi si decide in quella sede di portare a 4 metri di profondità e quindi pulire tutto il porto rifugio. Ebbene, si decide questo, dicevo, facendo diversi incontri, assumendoci noi deputati responsabilità nei confronti anche della città. Chi scriveva i deputati non sono in condizione, su decisioni che dovevano fare prendere altre, su decisione questo protocollo, su decisione che protocollo che dovevano firmare il sindaco, il presidente della regione e l'ENE. Quindi noi non avevamo responsabilità, la responsabilità nostra era quella di spingere affinché si definisse qual era l'iniziativa, affinché la Protezione Civile predisponesse il progetto, ma altri dovevano firmare. Ebbene, per firmare un protocollo, che è il grande successo che tutti stanno dicendo in questi giorni, da oggi, ieri e oggi, hanno firmato solo un protocollo. Un protocollo, tra parentesi, io nei protocolli mi aspetto, io non l'ho letto, non ero presente, innanzitutto mi aspetto che ci deve essere scritto entro quanti giorni i soldi 5 milioni e 8 arriveranno alla Regione Sicilia. Da quello che mi hanno detto addirittura li deve anticipare la Regione Sicilia. Quindi già questa cosa a me mi puzza di bruciato. Seconda cosa, ancora nel momento in cui la Protezione Civile avrà trasferito nei propri capitoli questi 5 milioni e 8 inizierà l'iter, verrà completato il progetto e inizierà l'iter autorizzativo. Significa dalla caratterizzazione, dovrà andare al Ministero, c'è tutto un iter da fare. Ma sbaglio, poi, quando lei era presidente della provincia, questo problema c'era pure, voglio dire, i tempi affinché il Ministero dell'Ambiente lo studio proprio dei fondali, mi ricordo che passarono anni anche per quello. No, sono passati diversi mesi. Ecco perché dico che ancora questo è l'inizio, e quando dicevo qualche mese fa, firmate immediatamente perché da lì si parte tutto il progetto e io so quanto tempo ci vuole per avere l'autorizzazione al Ministero, per avere l'autorizzazione dell'ARPA, sono tutto un insieme di iter purtroppo dove la burocrazia blocca moltissimi passaggi e fa perdere tempo. Ecco la mia fretta qual era. Ma ritorniamo al discorso del protocollo. Io mi auguro che se ero presente in quella sede dovevo chiedere innanzitutto quando verranno trasferite le risorse e farmi dire dalla Protezione Civile il cronoprogramma degli interventi. Cioè entro quanto tempo secondo loro manderanno in gara questo emerso e quindi i tempi di realizzazione, di liberazione veramente del dragaggio del porto stesso. Poi vedete, io sono abituato a competizioni a ribasso, non ne faccio mai. Io mi aspettavo onestamente una rivolta della città, sapete quando? Da parte di tutti? Quando nel 2011 abbiamo messo 50 milioni per mandare in gara la realizzazione del porto rifugio di Gela, il progetto complessivo. Ebbene, dal 2011 viene a decadere il governo Lombardo, io non sono più presidente della provincia, il progetto per la valutazione di incidenza ambientale, il PIA, rimane al Ministero dell'Ambiente 4 anni. I soldi, i 50 milioni messi dal governo Lombardo, vengono all'interno del PAC, che è un capitolo dove erano state messe da parte della regione diverse risorse su progetti strategici, vengono prese dal signor primo ministro Renzi, vengono portate per pagare la cassa integrazione a Nord Italia, ci vengono sottratte e non succede niente. E io l'ho denunciato varie volte, ecco perché dico, vedete, oggi sento cantare vittoria su un qualcosa che è soltanto importante nel momento in cui si farà. Vengono purtroppo, queste sono risorse che vengono da un accordo che ha devastato, distrutto economicamente la nostra città, che è l'accordo fatto nel 2014, ma almeno ci auguriamo che queste risorse vengano spese. Io non sono sicuro neanche di quello, anche perché in quel protocollo contemporaneamente era stato messo che la regione doveva dare delle risorse per i dissalatori che avevamo noi alla raffineria di Gela. Ebbene, di quell'accordo 11 milioni già la regione gliel'ha dati all'ENE, quindi la regione di quel protocollo ci ha solo guadagnato.
Sin qui, anche se dicono altro, anche se loro dicono altro, ovviamente, che hanno già investito. Ma loro possono dire che ormai è accertato, sono 11 milioni che si sono prese. E ce lo dobbiamo dire proprio tutta. Quando allora c'era il governo Lombardo, l'accordo l'avevamo chiuso 75 milioni. Ora sono stati dati 100 milioni. Qui ce la dobbiamo dire tutta. Quindi ci hanno anche guadagnato. Chiaro? Invece un aspetto, parlavamo al telefono prima, anche dal punto di vista prima di questa intervista in diretta, e che la sua sensazione è quella che non sia gradito Federico Alleni, perché dal 2014 in poi lo ha sempre attaccato in maniera diretta, quindi voglio dire, lei addirittura pensa che quello di ieri non è casuale, il fatto che abbiano lasciato un deputato dietro la porta ad aspettare come se fosse un messo qualunque, ma è come se desse fastidio evidentemente. Hanno lasciato dietro la porta anche non d'Arancio. Non ci hanno invitate. Ancora peggio. L'onorevole Arancio mi dice andiamo lo stesso, andiamo, ci portano al terzo piano, firmano al secondo piano. Nel momento in cui scendiamo al secondo piano dobbiamo aspettare delle porte, perché mi deve autorizzare qualcuno dei collaboratori del presidente. Siamo alla follia pura, gente che non rappresenta, non rappresenta professionalmente, perché aiuta il presidente, ma sicuramente non deve essere lui ad autorizzare il sottoscritto. Ma se lei mi conosce benissimo, io non sono affezionata ad apparire, io faccio solo il mio mestiere, il mio lavoro, il mio dovere, che è quello di difendere la mia città. Lo volevo fare nel 2014, è l'unica riunione a cui ho partecipato, l'ho fatto, perché avevo chiesto a dirigenza di dirmi come pensava di mantenere l'occupazione a Gela. Ebbene, l'ha mantenuto, dopo 2 anni abbiamo avuto la risposta. Su 1.200 dipendenti del diretto, 800 sono andati fuori. Sull'indotto, neanche a dirlo, c'è stata una strage, per cui la realtà è quella. Per cui giustamente dopo che si vedono queste cose, nei momenti in cui gli chiediamo fatti certi, concretezza, dobbiamo dare risposte certe alla città, come ora sto chiedendo, che finalmente mettono in campo, c'hanno il Leni, c'ha delle risorse che mette nel proprio bilancio ogni anno, sapendo forse non sono neanche tassate, non ne sono sicuro, su questo non sono un commercialista, che sono gli unici circa 10-11 miliardi, se non sbaglio, per quanto riguarda le bonifiche. Signori miei, nel momento in cui c'è stato un ridimensionamento dell'investimento del Leni, ma è giusto che una parte di quel territorio, che una volta serviva alla raffineria che dava occupazione a 10-11 mila persone, venga restituita alla città, che può fare altre scelte. Ce li devono bonificare e ce li devono ridare, perché a nessuno può essere permesso quello che si è permesso qua nel 2014, di venire a Gela, venire a dire che non si perdeva un posto di lavoro e andare via, e dopo 2 anni dire ancora, portare ad esempio Gela, che è la città dove abbiamo risolto il problema della raffineria verde. Il problema dell'Eni penso che l'hanno creato. In più, un'altra cosa, ma è concepibile che a un territorio si dice no, tutte le raffinerie d'Italia stanno chiudendo e chiude solo quella nostra, e casualmente quegli 800 milioni e poi salvano Livorno e salvano Livorno sono state portate in altre, forse alla raffineria di Livorno, dove stanno facendo delle manutenzioni che non facevano da 10 anni. Con ditte anche gelesi, con imprese anche gelesi, esatto, a Livorno. Ero malpensante io, o forse perché avevo già capito qual era l'obiettivo? Ecco perché giustamente non sono gradito, ma non sono gradito perché? Perché faccio il mio dovere. Fin quando sarò eletto e fin quando il popolo di Gela mi darà consenso, io devo fare il mio dovere, che è quello di difendere la mia città. E penso che quando sono invitato, quando anche non sono invitato, di dire il mio pensiero. Ma ripeto, nella difesa del mio territorio. Io, quando a volte lo posso fare, a volte mi è impedito di farlo, ma io, siccome non sono affezionato né alle telecamere, sono affezionato soltanto al mio lavoro, che è quello di ripetere, cercare di fare crescere la mia città. Oggi è una situazione di grave crisi, mi auguro che non ci sia, vede, sapete qual è uno dei grossi problemi nel nostro territorio? C'è proprio poca coesione fra la politica e il territorio, si pensa che tutto sia politica. C'è politica, ma ci sono anche le sorti, cioè in questa città vivono persone che in questo momento stanno attraversando un grande disagio sociale. Quindi quando si fanno delle scelte si deve andare oltre quello che politicamente rappresento io come Forza Italia. Ne abbiamo parlato più volte. Quindi il problema diventa quello, fin quando questo territorio non fa sinergia, quando io l'altra volta dicevo come battuta, ma è concepibile che, non dico a Pino Federico, portasse a Pino Federico perché non è gradito, assolutamente, non voglio essere presente dove possibilmente non sono gradito, mi piacerebbe essere presente per dire la mia e per cercare di aiutare a creare i processi di miglioramento del nostro territorio, ma non ha importanza.
Ma quando dicevo io al signor sindaco, è concepibile che si porta un sindaco, si porta la segretaria, non si portano l'Evra Arancio, che è il deputato del PD della maggioranza, che governa a livello nazionale, a livello regionale. Ma dico queste cose per fare capire che bisogna creare una sinergia. Bisogna al di là delle appartenenze politiche, al di là delle appartenenze politiche. Se non si fa questo, capite bene, un sindaco che non è neanche consiglio comunale diventa debole, lo capisco io. Ma lo deve capire anche lui che è così. Quindi per questo, con queste cose che cosa voglio dire? Questa città in un momento di grave difficoltà deve cercare di fare sistema. Già che è stato difficile in passato, ma in passato avevamo un'economia. Forse Gela era l'unica città che non viveva una crisi che sta attraversando l'Italia. Mentre tutti sono usciti dalla crisi o stanno uscendo dalla crisi economica, noi ci siamo entrati fortemente. Il discorso è chiaro. Ci ha messo dentro questa crisi. Grazie onorevole, perché devo far parlare anche Davide Calabrese. Grazie per il suo intervento, grazie, buon lavoro. Grazie per l'invito. E rimanga come sempre, come si dice in questi casi, come attento alle problematiche del territorio, a prescindere da cosa dicono poi gli altri, cosa dice Leni, cosa non vuole che si faccia. No, ma figurati, bisogna attendere il territorio. Io sono un uomo, l'ho sempre detto, in 15 anni prestato alla politica. Ho ripreso, faccio il medico, faccio odontoiatra, la politica mi piace e la faccio. Perché penso che è giusto che ci sia qualcuno che faccia il suo dovere, che è quello di difendere la città. E fin quando la gente mi voteranno, piaccia o non piaccia, ci sono. Grazie. Quando la gente non mi voterò, ringrazierò tutti e ritornerò a fare solo il mio mestiere. Buonasera a te. Grazie e buon lavoro a Lars. Buon lavoro a Lars, onorevole. Grazie, no. Buona serata. Ringraziamo Federico, si è un po' dilungato, ma Davide, fermare un deputato regionale al telefono è difficile, non so. Tra l'altro io sentivo piano, molto piano, molto piano o a tratti, quindi non ho seguito. Difendeva il territorio, e il fatto che insomma non l'abbiano né invitato e non l'abbiamo visto che accade, e neanche lo abbiano fatto entrare. Parte l'ho seguita. Sentito. Ti vorrei invece chiedere una cosa. Io leggevo cosa prevede questo piccolo investimento, perché da un progetto di 100 milioni siamo passati a un progetto da 5 milioni e 8 per adesso, all'interno di un sistema portuale teoricamente che dovrebbe poi partire. Queste attività previste, il dragaggio dei fondali ad una profondità di 4 metri sotto il livello del mare, con la movimentazione di circa 205 metri, 500 cubi di sedimenti, eccetera, eccetera, la piantumazione di essenze arboree, questa voglio dire è una cosa che basta, che vi soddisfa, che ritenete veramente efficace, utile, o è solo l'inizio, ecco? Sì, diciamo che per rendere questo porto fruibile, questo specchio acqua, per quanto hanno, non sono un tecnico, ma per quanto hanno concertato, diciamo, a vario titolo la protezione civile, gli ingegneri della protezione civile, basta. Ecco, mi senti adesso? Io sì, ti ho sempre ascoltato bene. Allora, benissimo. Ripeto, questo progetto a quanto pare, poi ripeto a dire, non sono un tecnico, ma l'ho vissuto da anni il porto, basterà a rendere fruibile questo porto e si evita, diciamo, l'insabbiamento. Solo che, come tutti i porti d'Italia, la legge dice, e poi la legge e il discorso tecnico dice, che vanno annualmente manutenzionato. Ora, un'altra nostra paura, a questo punto piccola rispetto al problema, è che si spendono questi 5 milioni 800 mila euro per rendere fruibile il porto con gli interventi che sappiamo e poi ricada nel dimenticatoio. Ma ieri comunque c'è stata, oltre alla firma, una, chiamiamola promessa, chiamiamola campagna elettorale, non lo so ormai a questo punto i cittadini come la chiamano, si è parlato di portualità in generale. Tant'è vero che, diciamo a noi poco gradito, abbiamo capito che da questi 5 milioni 800 mila euro, 400 mila euro o non so quando, comunque una parte servirà a fare uno studio di fattibilità per la progettualità futura. Questo studio verrà fatto da ENI con persone che individuerà l'ENI. Certo, in vista futura è una cosa, però siccome abbiamo sentito parlare tanto noi cittadini o pescatori di studi di fattibilità, lascia il tempo che trova, anzi ci dispiace, diciamo, vediamo queste somme vengono deturpate a quanto pare da questo costo, anche perché a mio parere, ripeto, non sono un tecnico per fare questo intervento,
credo che siano limitate o pochine. Parliamo dell'allungamento del braccio, di 205 metri cubi di sabbia che verranno escavati, e sempre se le caratterizzazioni, speriamo Dio, lo permettono. E mi sembrano un po' pochine, però di portualità ieri se ne è parlato tantissimo, poi abbiamo sempre sentito parlare di porto, di megaporto. Io direi di stare un tantino con i piedi a terra e fare intanto quello che è possibile. Appunto, cominciamo ad oggi e mandare tutti gli operatori portuali e la cittadinanza diciamo a usufruire di questa infrastruttura che abbiamo. E volevo chiudere chiedendoti, spesso ci dimentichiamo, però qual è l'attuale situazione dei pescatori? Io vorrei, cioè, l'attuale perché, situazione, ecco perché ne parliamo tanto, però poi alla fine dovremmo capire in questo momento le barche gelesi dove ormeggiano, come si muovono, dove vanno, vanno a Licata, vanno a Pozzallo. In questo momento per le barche in generale il porto si è quasi svuotato. Parlo da imbarcazioni di porto, quindi barche a vela, cose. Non è il momento assolutamente di parlare di turismo, di diportismo, perché siamo pari allo zero. All'interno del porto sono rimasti alcuni mezzi ENI, non so se in stato di abbandono o precario, perché comunque non riescono ad uscire. E le forze dell'ordine. È un piccolo angolo per noi che ci andiamo spostando di giorno in giorno perché accresce l'insabbiamento, perché l'insabbiamento non è soltanto all'imboccatura e riguarda tutta l'area portuale. Quindi oltre alla fruibilità abbiamo anche il problema dell'ormergio. Chi diciamo si è salvato a tempo, altri pescherecci o qualcuno, è emigrato nei porti di Licata e di Scoglitti. Dove pagato il noleggio? Noi per i pescatori credo di no. Credo di no, perché comunque per legge nazionale i pescatori hanno diritto all'ormeggio. Forse solo nel porto di Gela questo non avviene, che siamo fuori dalla nazione. Ancora non l'abbiamo capito, perché abbiamo dovuto fare questa battaglia a chi prima di noi per 40 anni per avere un diritto, il diritto ad andare a lavorare. Aver scelto questo mestiere forse è la nostra colpa, o non è cambiato la Costituzione per quanto riguarda il diritto al lavoro e non ci hanno tenuti al corrente, non sappiamo. La situazione è pari allo zero. Praticamente noi è da gennaio che non svolgiamo più l'attività e abbiamo il problema dell'ormeggio, ormai è l'ultima cosa. Diventa poi un problema di sicurezza all'interno del porto, perché le barche ammassate, ormeggiate male, con le intemperie, oltre a creare diciamo danno alle imbarcazioni stesse nostre, possono creare danno, come è già capitato, si è rischiato di creare danno anche alle imbarcazioni delle forze dell'ordine e le porto un esempio. Un paio di mesi fa è affondata una barca, ex pescatore ormai passata di porto, a causa dell'insabbiamento del porto, quindi l'intemperia, cioè il temporale così chiamato per non parlare di termini tecnici, è arrivato e si è affondata questa barca. Ora, le forze dell'ordine è giusto che facciano il suo mestiere, ma questo ormai ex pescatore si è ritrovato denunciato per disastro ambientale. Addirittura, questa non la sapevo. Una sfilza di verbali che non... credo che è un articolo comunque che avete fatto, già avete trattato voi. E per quanto riguarda la nostra economia, e ti ripeto, siamo pari allo zero. Abbiamo chiesto aiuto e l'economia soprattutto delle nostre famiglie, dei nostri figli. Abbiamo chiesto comunque, oltre ad affrontare il problema del porto, abbiamo questa amministrazione o chi di competenza, anche alla regione con lettere ufficiali, con BEC, di trovare una soluzione diciamo nell'affrontare questo tempo burocratico che ci porta da qui alla, speriamo, realizzazione della fruibilità del porto. Bene, le risposte non sono arrivate, abbiamo intrapreso solo alcune azioni assieme a Federcopesca, di cui io rappresento Gela e Licata, ma dall'amministrazione, soprattutto all'assessore alla pesca, non sono arrivate risposte. Anzi, addirittura noi sapevamo che esisteva l'assessore alla pesca solo qualche mese addietro, perché comunque ci ha dichiarato pure, perché lui si occupa diciamo della pesca o di altri settori, guardando i numeri e i dati.
Bene, se si fa politica si guardano i dati, perché comunque i dati rappresentano di compenso un elettorato, e se non si fa politica e si guarda, diciamo, l'ambito umanitario o dello sviluppo, credo che i dati vadano accantonati e si guarda che ci sono 26 licenze che comunque rappresentano 56 famiglie e tutto ciò che ci gira attorno, ma questi numeri li vediamo perché si sono ridotti così. Di brutto. E non si devono guardare i dati, si deve guardare la difficoltà ad persona, ma si deve guardare la difficoltà nel sociale. Ma questo non credo che non sia soltanto un problema legato a Gela. A Gela, purtroppo. Abbiamo sforato di brutto anche il nostro spazio a disposizione, quindi grazie Davide Calabrese, buon lavoro, buona battaglia, perché non si ferma qui la battaglia. Buon lavoro, e ce lo prendiamo tutto, però come diceva Federico, che io non ho seguito purtroppo per problemi tecnici l'intervento, non sappiamo quando possiamo iniziare a lavorare perché non ci sono tempi stabiliti certi. E definiti. Non ci sono tempi certi ancora. Chi parla di 8 mesi, chi parla di un anno dall'inizio dei lavori, ma sappiamo con la burocrazia in Italia che non possiamo fare affidamento. E noi saremo qui a verificare. Grazie ancora per averci ascoltato. Grazie per l'indiscreto. Alla prossima. L'Indiscreto, l'approfondimento giornalistico su fatti di cronaca, attualità e politica. L'Indiscreto, dentro la verità, dentro la notizia, a cura della redazione giornalistica del quotidiano di Gela.it.